rivolte alla mia persona e anche parole in cui vi è un chiaro segno anche delle attività che svolgiamo su questo nostro territorio con l'Università delle Treta. Ringrazio anche Maria Carmela per l'auspicio rivolto ai giovani, l'auspicio che questa scuola, questa la scuola pionerese, il liceo pionerese, la cultura pionerese raggiunga sempre più alti traguardi. Sono stata qui chiamata per delle riflessioni su questo testo che ritengo significativo e coinvolgente. Ogni testo, in fondo, esprime un imperativo dell'animo, del pensiero, e traduce nel circuito comunicativo della parola il disegno di una personale ricerca esistenziale. Anna Maria Agnello è una nota scrittrice lucana che ha pubblicato questo libro, e mi compiaccio anche con la casa editrice Calice, per la pirizia, per la consueta pirizia, per l'accuratezza nella presentazione del testo. Dicevo che Anna Maria sente in questa sua opera ovviamente di proiettare uno spaccato storico, una microstoria, che è la storia, la trama storica della politica italiana di quest'età, ma intreccia, coniuga questa trama storica, questa macrostoria con la sua microstoria, ma la microstoria di una donna attiva, una donna militante. Una microstoria alla cui radice però mi sembra di cogliere anche un nucleo ispiratore, il percorso ascendente della donna, la donna di ieri e di oggi. Credo che Anna Maria si sia posta come Sartre interrogativo, perché scrivere, a chi scrivere, cosa scrivere. E la genesi del libro chiaramente rivela come il testo sia scaturito dalla domanda di una nipotina di 8 anni che chiede alla nonna se crede in Dio. La domanda a cui la Lidella non può dare un'immediata risposta e ricostruisce i tanti fili della sua vita, quei fili che si annodano, tracciandone, per dirla con Borges, i sentieri che si biforcano. In questo suo percorso narrativo ella scopre la sua anima, un'anima libera, un'anima che si disancora da quelli che sono i principi anche dell'ortodossia cattolica, ma ha una sua etica. Ed sono bellissime alcune pagine autobiografiche, io mi sono soprattutto soffermata su queste pagine perché hanno una pregnanza di significato. Quel particolare dell'infanzia, quando Anna Maria siede sui gradini della casa e avverte però una sorta, una felicità profonda, coglie una vibrazione quasi cosmica, un senso di spiritualità che promana dalle cose. E credo che questa religiosità latente, ecco, questa religiosità sia stata senza dubbio una sua ricerca umana continua. Destino di essere. In questa sua ricerca, io direi che la diventa interprete dell'engagement di cui parlava Sartre. L'impegno inteso come attiva militanza. Un impegno che implica appunto una ricerca, implica una conquista, implica una valorizzazione di sé, donna fra le donne. Ecco. Ci sono dei particolari che acquistano una suggestione nel testo. Dalla nebbia del tempo, dallo scrigno del tempo, dalla nebbia dei ricordi, dal turbine del passato emergono dei ricordi. Ricordi di guerra e ricordi di poesia, ricordi della guerra che ha lambito ogni esperienza umana per quanto non l'abbiamo vissuta direttamente. Perché l'horror dei campi di concentramento è stato il triste segno, a mio avviso, del sonno della ragione che genera i morsi, per della colgoia. E ricordi ancora sfuggenti di poesia, la dolcissima poesia del fratello Eugenio,
questa poesia che riusciva a creare un universo lontano dalla brutalità, della violenza, della guerra. Questa intesteva questo mirabile razzo di parole, come la nostra scrittrice precisa, e coglieva nelle parole, ecco, un impegno, trasferiva nelle parole un impegno etico. Ogni particolare a questa nostra pregnanza, perché si coglie la donna che sente pulsare in sé la vita e che vuole ormai superare quelle che sono le divinità arcaniche. C'è un particolare che mi ha fatto sorridere, Anna Maria, perché mi ha riportato ai miei anni liceali. La pagina dell'innamoramento del professore di latino e greco. Permettetemi. Chi non si è innamorato? Ti dirò anche questo. Proprio una pagina, sì. Non solo, ma sapete perché? Perché quella pagina ha riportato alla memoria un mio amore, un amore collettivo, perché gli 10 anni di quel tempo, me compresa, non sfuggimmo al fascino del professore di greco. Lo confessiamo. Questo è un professore che era un cristiano fervente, ma anche un rigoroso integralista, al punto che la sua morte perse la moglie al suo ennesimo fatto. E Anna Maria, infatti, di chi parliamo? Non ha perdonato, lo dice esplicitamente nel testo, quell'integralismo così rigido e così austero. A scapito di una donna. La donna. Vedete quanti particolari bellissimi. E anche un altro particolare che trovo che sia pregno di significato, l'incontro con il frate domenicano che afferma un triste assioma: la donna vive in utero, vive soltanto nella sua missione di sposa e di madre. Purtroppo un convincimento che ovviamente la nostra autrice sente di respingere, sente di valicare il soffitto di esclusione, il soffitto di cristallo, sente di dover fuggire da quel mondo, dal peso anche del suo destino di essere donna, una donna soprattutto con le ali tappate, una donna chiusa nel guscio del suo immobilismo. Vedete, sono tanti particolari. Ed ecco la donna che si allontana, che a Roma inizia un lungo percorso anche filosofico con illustri filosofi del tempo, con Calogero, con Guido Calogero, che si illustra anche delle pagine di Bertrand Russell, perché soprattutto di Russell ovviamente, in Russell scopre la sua identità, la critica alle convenzioni etiche. Vedete questo percorso ricco, questo percorso culturale, di una donna che acquisisce una sua intelligenza forte, ma per il momento questa intelligenza non si è ancora disancorata dalle divinità arcaniche. Ed ecco l'incontro con Simone de Beauvoir. Chi era? Un intellettuale, rigorosa, una scrittrice francese compagna di Sartre, una filosofa femminista. Questa donna che in fondo pone alla ribalta il problema della donna, che richiama l'attenzione su una questione femminile spesso ignorata, che si sofferma sui tanti vissuti femminili che sono vissuti di donne vittime della sopraffazione. E giunge a una amara conclusione. La donna non è stata mai se stessa, si è identificata con l'altro. La donna è stata purtroppo oggetto di sopraffazioni perché si è sempre identificata nel sesso, una maresca per la realtà. E mentre leggevo queste pagine mi venivano alla memoria, ecco, le giuste accuse di anni vivanti del 1911 contro la sopraffazione delle donne di Sibilla Leramo, mi veniva ancora alla memoria l'espressione dello stesso De Sanctis di donne sparenti, donne che scompaiono dalla storia. Mi veniva alla memoria ancora quell'altra espressione di Pasolini, di fuoristoria. E anche, perché no, quell'espressione aberrante che non ho mai condiviso, della Dacia Maraini, di donne dal complesso dello schiavo. Un'espressione aberrante che non ho mai condiviso. Perché?
non ho mai condiviso perché è vero che della lunga odissea femminile di sopraffazione la donna sostanzialmente resta vittima del suo nubilismo, ma è pur vero che in questo secolo di sopraffazioni, in questi secoli di sopraffazioni, ci sono state delle donne che hanno dato segno di delicatezza, di eroismo. Con Paucis Verdis, come non ricordare Olimpia di Gauche che sale sul patibolo e dice siamo uguali per il patibolo e vogliamo essere gli stati generali. E come non ricordare anche tante piccole donne lucane, ma grandi, determinate, eroiche, nel cui solco io metterei anche Anna Maria. Come non ricordare la Pimenta Fonseca che sale sul patibolo e grida forse da me colim, ma ministri di Ubabit, queste cose gioverà a ricordare. Come non ricordare ancora Rachele Cassano, che addirittura trasforma la sua casa in una sala di liberalismo patriottico. O come non ricordare Francesca De Carolis, che di fronte al marito avvelenato, di fronte alle sevizie dei figli, di fronte al capomozzo del figlio, che su una pica viene trascinato per le strade di Tito, di fronte al capomozzo del figlio rotolato nel fango, grida viva la Repubblica. Volevo che questa visuale non sfuggisse, perché è il segno della determinatezza delle donne in una storia di sopraffazione. Simone, nel suo testo Memorie di una ragazza borghese, riesce a riconquistare la sua libertà. Riesce anche a scoprire, purtroppo, io direi la negazione di Dio. C'è una frase di Simone, una frase estremamente acuta, profonda. L'idea astratta che avevo di Dio, ieri una sera l'ho cancellata. Simone si allontana dal fervore cattolico e diventa atea. Ma l'ateismo non è negazione della morale, ma diventa ricerca, fondazione di una nuova morale, morale del costume, morale della coscienza. E se credo che questo sia l'aspetto, e soprattutto Simone rivendica l'imperativo urgente di una donna che deve costruire una nuova storia liberandosi dei ceppi del passato. Credo che questa sia la grande lezione che la nostra Anna Maria Righello ha colto, ha percepito, ha recepito da Simone. E mi si consente di dire, trovo nella lettura del libro che ci sia anche una profonda identità. Sì, cara Anna Maria, in fondo siete tutte e due mosse dall'amore dal credo nella ragione, il cogito, il costume. Siete tutte e due mosse da quel socialismo di fondo che diventerà in Simone, non diventerà mai Simone, però adesso è una piena comunista. Siete tutte e due mosse da una sorta di ricerca di una fede che non sia cristiana, ma soprattutto rivendicate in grande quello che è il grande verbo dell'emancipazione della donna. E vedete questo iter che si snoda, ecco, questo percorso che Maria Carmela ha già sapientemente tratteggiato, di questa donna che prima si muove nell'ambito della nostra realtà regionale e come consigliere regionale istituisce anche, propone l'istituzione della Commissione delle Pari Opportunità, che cerca di dare anche vita a un collettivo femminista di Basilicata. Questa donna che poi, ecco, a Roma occuperà anche, ecco, svolgerà il suo lavoro nella sede del Partito Comunista e nella sezione femminile di Livia Turco. Vedete, c'è un crescendo partecipativo per giungere poi alla vicepresidenza, ecco, nazionale della Commissione di Pari Opportunità. Un crescendo però che parte da una premessa, l'adesione all'UDI, l'UDI, l'Unione Donne d'Italia. E dire il movimento che rivendicava una nuova storia, quell'associazione che in fondo apriva le nuove porte all'avvenire della donna, perché bisogna ormai proiettarsi verso un cielo che non è il vuoto cielo della trascendenza. Ed ecco questa tensione, queste donne che non sono più chiuse nel silenzio, come avrebbe detto Simone, ma sono donne che urlano e fanno sentire la propria voce sul divorzio, la propria voce sull'aborto. Donne che anche capovolgono, come dice Anna Maria, la formula di Togliatti, non donne per la democrazia, ma la democrazia per le donne. Vedete che c'è un crescendo.
C'è una frase anche che mi ha colpita e desidero ripresentarvela. Le donne potevano dismettere i gridolini di Nausicaa all'apparire di Ulisse. Ricordate quella scena, ecco, la fanciulla di fronte alle fattezze meravigliose di un uomo, di Ulisse, quello disse che la conquisterà dopo con le sue parole suadenti. Potevano dismettere i gridolini di Nausicaa e potevano con mai, con la stessa forza virile, tentare di rubare il fuoco di Prometeo, la scintilla di Prometeo, cioè il fuoco di dei. Vedete quanta consapevolezza in questa frase voi cogliete. Vi è però un'ulteriore riflessione, che forse valica anche il testo. Ma quale violenza, quale libertà? Di fronte a una violenza che sembra purtroppo quotidianamente schiacciare le donne, quale libertà? Diremmo ancora, come è possibile vincere il muro del silenzio e il muro della violenza, soprattutto se i labirinti del male si annidano nelle pareti domestiche? Diceva Seneca, se vuoi amare, ama, ama incondizionatamente, rende desueta la parola violenza. Ma ci accorgiamo che l'amore malsano è un amore assassino, è un amore purtroppo che profana e distrugge il vero amore. Dice Fromm con una terribile frase, è un amore perché nell'uomo vi è un istinto di morte. Sono espressioni che potremmo anche condividere. E una frase che poi stranamente la Nancy Astor, la politica inglese, allora amplia, affermando che nell'uomo vi è un inconscio idealismo. Personalmente non condivido queste espressioni che mi sembrano troppo aberranti e radicali, ma che forse danno il segno del volto inumano della violenza. E giungo alla conclusione. Qual è il messaggio finale? È il messaggio finale di una donna che invita, a mio avviso, a valorizzare in ognuno il senso di sé, a ritrovare il proprio logos, la forza del proprio pensiero. Una donna che in fondo invita a sentire, a costruire una storia, a sentire l'armonia, non un'armonia metafisica e trascendente, ma sentire un'armonia umana, perché vi è un'armonia umana che noi possiamo cogliere in un gesto, in una parola, in uno sguardo, nel fluire della vita. Vedete, profonde queste cose. Diceva Shakespeare che la vita è una favola raccontata piena di rumore che si spegne nel nulla. Spegniti, spegniti, breve cammina. Ora, Anna Maria anche afferma che la vita è un sogno, ma un sogno dallo spessore del reale, in cui i corpi sognanti sono veri. E questo, la verità, questa ricerca, abbiamo detto anche di senso, che spinge l'Anna Maria di Velo a dire alla nipotina che Dio non esiste. Una ricerca di senso perché il divino è percepibile nei confini dell'umano, è un divino che può essere colto nel sorriso, in una relazione umana e sociale, in un gesto, in una parola e soprattutto nell'operosità quotidiana. Io direi in operibus, mi piace. La vita pertanto è degna di essere vissuta nella compiutezza della propria opera, nella compiutezza del proprio lavoro. Dicevo in operibus e in questa maniera, in fondo, ogni persona realizza la sua storia, realizza la sua humanitas, ma anche proclama quello che è il verbo dell'umanesimo del lavoro. Guardate bene, l'umanesimo del lavoro è quella che è anche la filosofia dell'armonia dell'esistenza, che è una suprema conquista di ogni essere umano. Io vi invito a leggere questo libro per il suo spessore socioculturale e per la sua piacevolezza, che in fondo scaturisce certo da squarci di vita memoriale, da anche di episodi di vita soggettiva, ma ricostruiti poi in un orizzonte oggettivo. In fondo c'è qui
a mio avviso, in fondo, un modello di vita, perché no? In cui ci siamo un po' tutte identificate, seppur con indirizzi e prospettive di vita diversa. È il modello della donna con un suo stile, con una sua ricchezza di azione e di pensiero. È il modello della donna che in fondo vince le remore. Ed è il modello della donna anche che deve in questa maniera tendere a levare empowerment di tutte le donne. Mi piace cogliere proprio questo. La Riviello distilla da reale il percorso esistenziale delle donne. E il viaggio della memoria non è come quello di Proust, di Rimbaud, oppure un viaggio nell'ignoto, ma diventa invece un viaggio che scopre la fiamma della vita. Quella fiamma della vita che la scrittrice alimenta per vivere con maggiore intensità il fascino di un'esistenza attiva, impegnata, concreta, militante, all'insegna di un reale e globale sviluppo di tutte le donne. Per la dotta, dottissima relazione, come il suo costume del resto. Io non ho dato prima la parola al sindaco come saluto, perché è riduttivo il saluto del sindaco, quindi ti voglio dare un ruolo più importante. Già ti ora... criticavo, vedi, non ti faceva parlare, diceva una parola a quella, non so se vuole intervenire subito o se preferisce dopo. Allora diamo la parola al sindaco. Non c'è bisogno. Allora sì, questo al di là del fatto che le cose che dico si possano collocare all'inizio e durante, quello che grosso modo le sollecitazioni che questo libro di Anna Maria mi ha offerto sono esprimibili in momenti anche diversi di questa discussione che credo potrà andare avanti, perché questo libro offre molti spunti. In primo luogo credo che l'abbia detto che è un bel libro, scritto molto bene, io l'ho trovato molto gradevole rispetto agli altri lavori di Anna Maria, mi pare quello anche più maturo, per così dire. È un racconto autobiografico, volerlo definire in maniera molto così neutra, ed è la storia di una della formazione intellettuale di una persona, si potrebbe anche dire l'educazione sentimentale di una persona che ha avuto generazionalmente 30 anni più o meno nel 68, cioè di una persona che appartiene a quella generazione che ha formato sostanzialmente il suo ruolo sociale, la sua identità intorno alle vicende storiche e politiche che hanno connotato in questo paese gli anni 60 e non solo in questo paese, per la verità, come sapete. È una vicenda che, narrata, ha una valenza che va al di là del semplice racconto di un'esperienza personale, perché è per molti versi paradigmatica del percorso e della crescita e delle crisi in cui tanti dei protagonisti di quella generazione si sono imbattuti. Io credo che ci sia un protagonista dentro la vicenda di cui Anna Maria parla, che è sicuramente Simone de Beauvoir, come il punto attraverso il quale il personaggio
attraverso cui si rivela, si schiude un orizzonte, è una serie di spunti, di germi di riflessione, di crisi, di messa in discussione dei modelli ricevuti, vengono più compiutamente analizzati e più compiutamente ricollocati dentro una lettura, un'interpretazione del mondo, del ruolo della donna nel mondo, ma c'è anche un altro protagonista, ovviamente citato, ovviamente, lo diceva Maria Carmela introducendolo, lo diceva anche la Presidente Cervellino, che è un protagonista senza il quale, e su questo molto rapidamente vorrei dire alcune cose, probabilmente per una intera generazione di donne italiane l'approccio al mondo, tra virgolette, non sarebbe stato lo stesso. Questo straordinario protagonista è rappresentato dal Partito Comunista Italiano, che a un certo punto del suo percorso di maturazione intellettuale, di crescita politica, Anna Maria incontra e descrive i modi attraverso cui lo incontra, è stato già detto prima, per brevità non ci ritorno, ed è una comunità molto eterogenea, molto composita, che tuttavia nella sua ampiezza, nella sua dimensione, nella sua straordinaria complessità, rappresenta pur sempre una comunità, o meglio, ha rappresentato nella storia di questo paese una particolarissima comunità, e io ho l'impressione che per Anna Maria, come per tante persone che e anche per tante donne, questa è una peculiarità su cui poi alla fine mezza parola la dico, per tante persone che hanno che sono cresciute incontrando questa comunità ha rappresentato uno spettro particolarissimo attraverso cui leggere ed interpretare il mondo, attraverso cui provare a immaginare la propria collocazione del mondo, attraverso cui, ed è questo poi il percorso che anche attraverso l'espediente letterario che Anna Maria probabilmente non inventa, probabilmente semplicemente ripete, che è quella della domanda iniziale della nipote, questo espediente letterario della domanda iniziale della nipote le consente poi di rispondere a chiusura di questo racconto autobiografico. E questa comunità rappresenta uno spettro particolare attraverso cui appunto ci si riferisce alle cose del mondo e si prova ad immaginare la propria collocazione dentro le cose del mondo, si prova a delineare, forse questa è la conclusione a cui perviene il libro, i tratti, i lineamenti di un'etica laica che è l'approdo di un percorso che dura una vita piuttosto che essere la ripetizione di un modello canonizzato ed ereditato attraverso modelli di vita e costumi che si tramandano per generazioni. Lo spettro particolare rappresentato da questa esperienza politica è anche la ragione per cui si può approdare a questi esiti. Lo spettro particolare rappresentato all'incontro di questa comunità è quell'elemento senza il quale probabilmente non si sarebbe realizzata nel nostro paese un certo tipo di civilizzazione, tra virgolette, non ci sarebbe stata probabilmente in questo paese un certo tipo di costruzione di costumi, di senso comune corrente, di cultura diffusa che per un ventennio, probabilmente anche per un trentennio, ha alimentato una straordinaria vivacità culturale che anche in luoghi periferici, come tanti dei quelli nei quali noi stessi abbiamo abitato, la piccola città
rappresentata da Potenza, in cui la nascita della libreria Riviello, che rappresenta il cenacolo culturale forse unico di quella città in un determinato momento storico, quel posto dal quale passano Carlo Levi e Sinisgalli, è anch'essa il prodotto di una discussione che si svolge al cospetto di un personaggio che si chiama Pietro Valenza, che fu un dirigente comunista mandato da Napoli, come si usava tante volte fare la storia del PC, e che entra in maniera anche molto discreta, mi pare di capire, io l'ho conosciuto quando era anzianissimo a Napoli, in maniera molto discreta nella discussione che Maria così la descrive, si svolge in famiglia quando bisogna pigliare questa decisione, e in qualche modo la influenza positivamente, immaginando che quella l'apertura di quel punto di confronto lì, in quel momento particolare, in una città come Potenza, potesse rappresentare un elemento di sprovincializzazione, io suppongo, immagino, della discussione. Nella città di crescita civile, di crescita culturale, ben al di là di quella che era la funzione che si considerava attribuita al dirigente politico tradizionale. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che nella storia di questo paese c'è stato un momento, che ora ahimè ci sembra distante anni luce, nel quale la passione politica, la tensione ideale hanno prodotto gli elementi di maggiore avanzamento civile, culturale e sociale che si sono determinati, anche, ripeto, in aree periferiche, in zone periferiche di questa nazione, come quelle nelle quali noi abitiamo, che erano probabilmente anche più periferiche negli anni 50 di quanto non lo siano oggi. Oggi noi invece assistiamo ad un processo di ripiegamento della politica, per cui quasi tutto quello che di negativo si legge e si produce dentro i fatti che avvengono sono in qualche modo direttamente o indirettamente ricondotti alla politica o a un determinato modo di interpretarlo, una funzione degenere o degenerata esercitata dalla politica. Questo è un primo stimolo, una prima sollecitazione alla riflessione. Come è successo, come è potuto succedere che nel giro di un ventennio, sebbene un ventennio accompagnato da uno straordinario e impensabile rivolgimento in fatti che sono molto al di là di quelli che noi possiamo controllare e che sono la nostra portata, non c'è dubbio che in questo ventennio dire che è cambiato il mondo forse è poco, ma com'è possibile che in un ventennio questa funzione, nel senso comune corrente, si sia invertita fino a questo punto? E io chiudo provando a fare un'ipotesi, poi vediamo se Maria è d'accordo, se sono d'accordo gli altri. C'è un punto di questo lavoro di Anna Maria nel quale, discutendo di quella che è, io mi pare di capire, poi mi correggerei se sbaglio, l'esperienza politicamente più significativa realizzatasi dal punto di vista delle donne dentro il Partito Comunista, che è l'esperienza che si organizza intorno alla commissione diretta da Livia Turco, la Carta delle Donne, si dice come si dà conto del modo in cui in quell'esperienza lì fossero originalmente confluiti due filoni assai distanti, quello del femminismo classico, probabilmente di derivazione anglo-americana, e quella dell'emancipazionismo tipico delle formazioni politiche della sinistra, quello che avevano inizialmente generato tutti, e che lì originalmente erano per un momento riuscite a
inventare una sintesi che fu poi travolta dalle vicende che riguardarono lo stesso PC a seguito del crollo del muro di Berlino, la svolta, eccetera, eccetera, eccetera. Quando si parla di questa esperienza, a un certo momento Anna Maria dice che probabilmente una delle cose che avevano connotato un certo grado di difficoltà a far avanzare questa sintesi all'interno del partito rimaneva l'elemento che connotava la formazione dei comunisti italiani, non solo dei comunisti italiani, anzi l'elemento che probabilmente lì rendeva simili a quelli di tutto il resto del mondo, questa iubris, questo orgoglio luciferino che consisteva nell'aspirazione a cambiare il mondo e a costruire il paradiso in terra, che aveva a un certo momento creato una situazione per effetto della quale politica prima e politica seconda si erano andate separando, e il progetto, la sintesi originale rappresentata da quel progetto, in qualche modo non era più riuscita a produrre avanzamenti effettivi. Allora, la domanda è questa: ma senza questo orgoglio luciferino che ha animato il Novecento originalmente, questa è dentro il Novecento, ha rappresentato un elemento fondante d'identità di questa straordinaria comunità a cui prima ci riferivamo, si sarebbe mai realizzata la possibilità, anche solo momentanea, di quel innesto originale di due culture politiche fra loro così distanti che in un momento determinato, forse non sufficientemente a lungo, producono il punto più avanzato di un'esperienza che salda pensiero della differenza ed emancipazionismo storico, cioè detta in altri termini. Se non ci sta, o quando viene meno, la possibilità di pensare che il mondo possa cambiare, e possa cambiare sottoponendolo, tra virgolette, so che questa cosa contiene già un germe di critica, perché non incorpora sufficientemente l'idea del limite, ma insomma lo dico un po' provocatoriamente, che il mondo si possa cambiare sottoponendolo alla forza di un'idea razionale, qualcuno ha detto di un'utopia razionale, che è uno simbolo solo apparente, che lo può e lo vuole sottoporre ad un progetto di trasformazione. Senza questa spinta, può ancora avere un senso la politica? Esiste una politica che si possa pensare al di fuori di questa spinta qui? È quasi come la domanda di mia nipote. Al di fuori, questa poi è la cosa, al di fuori di un'idea radicale di liberazione della umanità, è pensabile la liberazione delle donne? Si può separare il pensiero della differenza dalla coniugazione, dalla interazione anche molto critica, anche molto conflittuale, con le culture che nel Novecento hanno prodotto l'illusione, tra virgolette, dell'assalto al cielo? Io penso di no, però vediamo. Adesso le signorine Giulia Colucci e Maria Antonietta Cervone ci leggeranno. Inizia Giulia Colucci. Quella che un tempo si chiamava saggezza dei vecchi non era altro che l'offerta di significato alla catena degli avvenimenti e delle esperienze, grandi scelte da rosario della propria vita, perché nessuno può parlare se non di quello che ha vissuto. La narrazione, insomma,
e l'apprendimento delle narrazioni, anche di vite minime nascoste, è ciò che ti mostra il tempo nella sua profondità, nella sua pienezza, nella sua forma rotonda. La pienezza di significato di ogni gesto, di ogni desiderio, svela che il trascorrere del tempo non è un senso da porta verso l'abisso, come spesso appare alle mortali, o almeno non solo, e non principalmente. Vedere da lì la propria figura si può, quando i giorni si fanno più rari di presenze, quando gli sguardi e le aspettative degli altri sono rivolti altrove. Tu stesso prendi le distanze, le cose, le angosce, e purtroppo anche le felicità che hanno turbato le tue giornate si allontanano. Guardi la tua vita dalla finestra e vedi qualcosa che può somigliare ad una cicogna. Intanto, la solitudine che mi aveva condannato l'esilio dal vicolo mi aveva fatto scoprire le storie narrate dai libri. Pirati, marinai, ladroni, principi coraggiosi, le cui azioni meravigliose rischiaravano il modesto studio di mio padre, in cui mi ritiravo a leggere. Naturalmente mi rendevo conto che erano tutti uomini e che le donne non facevano quasi niente, più che fare erano qualcosa, soprattutto belle. Alle belle poi si aggiungeva la bontà, virtù questa quasi derivata, e spesso la sventura alla quale sembravano adeguarsi con buona grazia, e se lo facevano qualcuno, fata o principe, veniva a trarre dagli impicci. Mi sembrava un po' ingiusto che alle donne si chiedesse qualcosa che ti capita per caso, la bellezza, e agli uomini tutte le virtù. Il coraggio, l'astuzia, la ricerca dell'avventura, il bisogno di cimentarsi, di sfidare il drago. Anche i principi erano belli, ma portavano questa bellezza come una sciarpa di sede intorno al collo, come la spada sul fianco. Un dono ulteriore, non l'essenziale. Allora, buonasera a tutti, io sono veramente contenta di essere qua stasera perché a parte che mi piace moltissimo Palazzo Gesù. E poi perché ci sono tutte queste belle ragazze giovani, devo dire la verità, sono contenta che ci siate tutti, però è molto bello vedere le ragazze giovani a serate come queste, no? Dove noi parliamo tra l'altro di un testo, di un libro che racconta la storia di una donna che ha fatto la storia delle donne, perché ha contribuito a fare la storia delle donne. Ed è una storia, quella delle donne, che è molto importante che noi riusciamo a consegnarla alle giovani generazioni. È molto molto importante. Anna Maria è una delle socie fondatrici della Libera Università e la Libera Università è nata con tanti scopi, va bene, ma uno degli scopi più importanti era proprio quello di creare questo ponte tra le generazioni, cioè di riuscire a dialogare con le giovani generazioni, perché come è stato detto prima da Maria Carmela, molto spesso le giovani generazioni hanno ricevuto questa eredità di parità, sulla quale poi possiamo parlare, perché poi è anche molto apparente per tanti versi questa parità, e come un dono acquisito appunto. Invece la parità è stata una conquista durissima, è una conquista che non è compiuta, che ancora dobbiamo lottare per compierla, ed è stata grazie davvero al coraggio e all'impegno di donne, di tante donne in tutte le parti d'Europa, e in Italia tantissimo, che siamo arrivate ad avere una Costituzione prima e poi una serie di leggi che hanno permesso alle donne, e io spero che continueranno sempre a farlo, ad uscire da queste gabbie terribili nelle quali abbiamo vissuto per secoli. Quindi sono davvero molto contenta che ci siano le ragazze. Io mi auguro che le ragazze capiscano l'importanza dell'impegno che ci vuole per conservare questi diritti e per arrivare davvero a guardare il cielo aperto come voleva Simone e come come ognuna di noi vorrebbe. Il libro di Anna Maria è stato, credo, ampiamente presentato, quindi non vi voglio soffermare tanto su che cosa il libro contiene, perché il libro è un piccolo tesoretto, contiene tantissime cose, può essere e sa essere tantissime cose.
Come abbiamo visto, è una riflessione anche politica molto importante su quello che è stato il cammino, no? della sinistra in Italia, il cammino del movimento delle donne in Italia. È un libro che contiene delle riflessioni e delle speculazioni filosofiche importanti. È un libro che contiene delle memorie autobiografiche nelle quali ciascuna di noi, ciascuno di noi e ciascuna di noi soprattutto, può ritrovare delle tracce, delle configurazioni e farle proprie. Ma io credo che, quindi su questa, diciamo, sulla ricchezza di questo libro, non è che devo aggiungere nulla, perché chiunque lo leggerà si renderà conto di che cos'è. Mi ricordo quando Anna Maria mi chiese di leggere il testo prima che il libro fosse pubblicato, me lo chiese così come fa lei: se vuoi un po' di tempo, se poi ti vuoi leggere sta cosa, che non so che cos'è, non so se è un romanzo, non so che cos'è, se però hai tempo te la vuoi leggere, te la leggi, no? E quindi io le dissi sì, no, senz'altro me la leggo, perché a me tra l'altro piace moltissimo come scrive Anna Maria. Infatti io, prima di tutto, questo libro è un libro scritto bellissimo, io questo lo voglio dire, al di là del contenuto anche la forma, qual è la sua. È scritto proprio molto bene. Quindi con molto piacere io ho accettato questo incarico, solo che Anna Maria non mi aveva detto come si chiamava il libro. Per cui io l'ho ricevuto tramite posta elettronica, sono andata ad aprire l'allegato e sono rimasta folgorata dal titolo, perché questo titolo mi ha colpito subito. È un titolo che a me mi è sembrato di vederlo stampato proprio come un epitaffio sopra una pietra bianca. Un titolo che racconta tutto. Il titolo è Ho amato, quindi non ho adorato, ho stimato, mi ha ispirato, mi è piaciuta. Ho amato Simone Boa. Ho amato che significa? Significa che io mi sono aperta a Simone de Beauvoir, mi sono aperta, proprio l'azione dell'amore è quello di aprirsi a, no? L'ho portato dentro di me e l'ho trasformato. Questo è quello che fa l'amore. Mi apro a qualcosa, lo porto dentro di me e lo trasformo in qualcosa di nuovo, in un'altra cosa. I figli sono questi, i figli sono proprio questi. Ed è questo, qualsiasi processo creativo in effetti è questo, è questa sorta di trasformazione. Quindi ho amato, e chi ho amato? Ho amato Simone de Beauvoir, che, come ampiamente ha spiegato la preside Cervellino, è una filosofa che ha trasformato davvero il pensiero delle donne, ha consegnato alle donne un metodo di ricerca innanzitutto su se stesse, partendo da se stesse, attraverso la riflessione del ruolo storico che la donna aveva avuto nei secoli, però ragionando molto su se stesse, prassi difficilissima, diceva Simone. Conoscere se stesse, indagare se stessa per una donna è prassi difficilissima. Per cui ha consegnato questa specie di chiave, no? per aprire la prigione, per consegnare un universo nuovo, uno sguardo nuovo su se stesse e sul mondo alle donne. Anna Maria lo dice molto bene. Ho amato Simone perché mi svelava un continente sconosciuto, mi mostrava tutte le aporie in cui ero incorsa nel tempo della formazione. Quello che mi trasmetteva era una storia che né l'università né il liceo si erano mai presi la briga di raccontare. Quindi aver amato Simone significa anche aver considerato la propria storia, la storia delle donne, da questa particolare prospettiva, e aver trovato anche un nome, una possibile traccia per dare un nome a un disagio che accompagna la vita di Anna Maria, un disagio che comincia già proprio nell'adolescenza a Potenza, nel sentirsi un po', come dire, fuori contesto, no? Poco incastrata nel puzzle, nel sentirsi inadeguata a quello che la città e l'epoca richiedevano ad una donna. Lei era una ragazza
che appunto leggeva libri, discuteva di filosofia e si innamorava del professore di filosofia che primo fra tanti uomini l'ha delusa, insomma uno dei primi uomini che l'ha delusa con questa, cioè lei aveva immaginato di poter avere queste discussioni aspre e invece lui la, con la risposta che le dà la riconsegna ad una subalternità tutta di, come devo dire, corporea quasi, no? Che effettivamente la spiantò in quel momento. Quindi una ragazza che era abituata a guardare, a voleva una vita vera e non si sentiva a suo agio in questa, e che tuttavia non si conformava e non si è mai conformata. Cioè, pur avendo una vita nella quale ha avuto diverse appartenenze, appunto a partiti, ad associazioni, quello che mi piace di Anna Maria è che lei è una disobbediente, cioè una che non si conforma mai. Ed è presente nelle cose, non è che fa la solitaria su una montagna e dice non mi piace niente, non è quello, è che conserva sempre la lucidità di questo pensiero critico, anche molto ironico molte volte, questa distanza ironica. Il libro è pervaso dall'ironia, non contiene nessun assioma mai, anche per questo è molto interessante. E quindi una disobbediente che alla fine disobbedisce persino a Simone, perché Anna Maria, che la ama di un inquercibile amore, lei così dice a un certo punto del libro, in qualche maniera la supera, cioè più che la supera, trova nella sua vita, nel suo pensiero, un punto di, diciamo, di sutura rispetto alla grossa frattura che invece Simone prospettava alle donne. Cioè le donne, per guardare il cielo aperto, dovevano separarsi dal proprio genere, anche corporeo, diciamo così. Quindi nella sua vita, per esempio, Simone de Beauvoir non ha avuto figli, no? Perché la maternità è comunque una dipendenza affettiva che ti distrae da un destino diverso. Invece Anna Maria questo punto di incontro lo trova e dice così: la libertà non è un gesto che avviene nel vuoto di relazioni e legami, non è il frutto di una volontà che si erge al di sopra dei corpi e delle relazioni, ma nasce da creature in carne ed ossa e la sua forza è immensa se non perde questa consapevolezza. Le cosiddette rinunce delle donne sono piene di sapienza. I percorsi della conoscenza sono molteplici e quasi infiniti. Il ripiegamento attento sulle molecolari vicende del quotidiano, scopre l'immensità del piccolo, il suo carattere fondativo di ogni gesto che sia propriamente umano. Tutto questo lascia insondato però il tema del potere e le mutilazioni richieste per esercitarlo. Sono proprio necessarie queste mutilazioni, non c'è altro modo di avere accesso a ruoli che contano se non quello di perdere una parte di sé. La grande scommessa delle donne di questo secolo mi pare questa, dice lei, e quindi ve la consegno a voi che siete più giovani, la consegna però in sostanza a tutti noi. Quindi il percorso esistenziale di Anna Maria poi è essenzialmente questo: essere fedele al proprio genere, disincastrarlo dallo schema teorico costruito dagli uomini per se stessi e conquistare il cielo aperto, la libertà femminile che, lei ce lo ricorda, non si svolge in una solitudine prevaricante ma in un contesto di relazioni con creature di pari valore. Per cui, voglio dire, il libro, abbiamo detto che parte da questa domanda che la nipotina di 8 anni le pone, no? Una domanda che mette in crisi Anna Maria. Tra l'altro era la sera di Natale, stavano parecchiando da tutto un contesto di festa. Questa piccola bambina a un certo punto le chiede se lei crede in Dio, proprio in relazione a quello che stava succedendo, questa apparecchiare la tavola e tutto il sesso. E chiaramente questa domanda mette in crisi Anna Maria. Come si fa a rispondere sì o no a una bambina che invece vorrebbe che si rispondesse sì o no? Si rende conto che non può rispondere così sì o no.
non può dare questo binario, cioè, benché lo voglia, benché voglia confortare, no? Con una risposta certa, in effetti l'ansia del dubbio che a questa bambina in quel momento premeva, no? E allora secondo me lei fa una cosa molto bella, è vero che scrive tutto un libro per farla, però è una cosa molto bella, cioè lei non consegna una verità assoluta a questa bambina, ma consegna qualcosa che è molto più importante della verità. Consegna una eredità di autenticità, un metodo basato sulla più, come devo dire, la più etica e la più ardua delle virtù, che è l'onestà. Un metodo filosofico, l'onestà intellettuale, l'onestà del pensiero, un metodo filosofico di ricerca di senso. Nella ricerca di senso c'è la ricerca di Dio, e la ricerca è più importante della certezza, è più importante la ricerca del senso che la certezza di un senso, perché la ricerca è quella, come dire, il motore che poi porta una persona a crescere sempre, a migliorare, ad andare avanti, a trovare dentro di sé, non nelle risposte preconfezionate, il senso. Questo è quello che consegna agli occhi onesti, aperti, reali di quella bambina, questo sguardo indagatore, lo consegna un po' a tutti noi. Ci sono tanti spunti, come abbiamo detto, in questo libro, ma a me piace molto questa lezione di autenticità. È un libro autentico, nel senso che è stato scritto da una persona autentica. È la storia autentica di una vita autentica, per cui col minimo, cioè con il massimo della buona fede. È per questo che al di là di tutte le altre, come devo dire, gli altri spunti che possono portarci a leggere questo libro, sono tanti, perché l'abbiamo ricordato, ognuno di noi può dare può accendere un faretto su uno dei vari aspetti. Io stasera mi voglio soffermare su questo metodo, che poi è, diciamo, è quello che ha ispirato tutta la sua vita, e che secondo me è quello che dovremmo imparare forse tutti a fare, cioè il metodo filosofico del senso, anche della nostra condizione femminile. Il senso non è solo il senso della vita, è anche il senso dell'esistenza, del rapporto che abbiamo con la vita. Per cui io credo che un'eredità più bella da nipotina non gliela poteva lasciare, è una testimonianza più bella a noi, che non ce la poteva lasciare, per cui la voglio ringraziare veramente a nome di tutti quanti. Grazie. Dice Simone, è generale nell'uomo la rivolta contro la sua condizione carnale. Egli pensa a se stesso come un dio decaduto. Poiché ha orrore della morte, l'uomo ha orrore anche di essere stato generato. Un modo per aggirare tutto questo ed era l'altro, l'essere che ti somiglia perché è umano, ma che ti appare come sesso e matrice, tutta la parte che ha a che fare con questa nostra carne così deperibile. Natura, tempo, necessità della specie, riproduzione della mera vita, cose da donna. La domanda che Simone si pone è: come è potuto succedere? Come è stato possibile che le donne abbiano accettato tutto questo? Così facendo, ella, la donna, scansa il rischio metafisico di una libertà che deve creare i propri fini, senza concorso altrui. In realtà, ogni individuo, oltre all'esigenza di affermarsi come soggetto, che è un'esigenza etica, porta in sé la tentazione di fuggire la propria libertà. È un cammino nefasto per chi passivo, alienato, perduto, ma è un cammino agevole. Si evita così l'angoscia e la tensione di una vita autenticamente vissuta. Il mio impegno era totale. Trovai il coraggio di parlare appesa ad un microfono in piazze deserte, qualche volta aiutata da compagni e compagni più esperti che mi aprivano la via. Parlavo alle donne che mi ascoltavano dietro i vetri dei balconi delle loro case, le stesse tendine di pizzo delle zie della mia infanzia, appena scostate, mostravano volti incuriositi ed attenti. Sapevamo di essere dirompenti. Un 8 marzo, nella sezione del PC di Valerio, un paesone allora contadino, prossimo alla Puglia, ho festeggiato con i soli compagni.
facce imbarazzate sotto la coppola, ma rispettose e pazienti, perché in fondo, se mi avevano mandato, il partito doveva essere d'accordo. Ho raccontato loro una storia sconosciuta e come una papessa li ho pregati di dire alle loro mogli che quelle erano le parole di una donna. Ma io mi voglio un po' allontanare dalla traccia che poi tutti quanti abbiamo dato, un po' per non ripetere le cose che condivido, un po' perché voglio spiegare una cosa che per me è importante e che riguarda il rapporto tra un testo e una persona che lo legge, indipendentemente dalla persona che l'ha scritto. Quindi faccio un'operazione completamente inversa. È stato necessario per me, nel leggere questo libro, dimenticare che conoscevo Anna Maria. O meglio, non puoi dimenticare che conosci Anna Maria, ma devi mettere, come diceva, siamo in serata di citazioni, come diceva un filosofo, mettere la realtà tra parentesi, no? Per poter capire, il libro è Anna Maria, è posto un problema serio, che è quello che riguarda il rapporto fra un testo scritto, la persona che l'ha scritta, e le persone che lo leggono, che viene dato per scontato, ma che scontato non è. Alla fine del libro, che è splendido, io ho mandato un messaggio a Anna Maria per dire, ho letto una notata, è splendido, non è bello. Perché è scritto bene, ma è di una bellezza non stucchevole. Sono tanti quelli che scrivono bene, ma ce ne sono alcuni che scrivono bene che mi stanno con noioso. Quello di Anna Maria è un libro scritto bene che non è stucchevole. Ho dovuto fare questa operazione di depistaggio perché con Anna Maria io ho un rapporto complicato, difficile. Oddio, io ho un rapporto difficile con tutti, non con me stesso, quindi non è un problema. Perché un rapporto difficile? Ed è importante riconoscere la difficoltà dei rapporti, anche su questo smettiamo di fare gli ipocriti, volevo se bene, non serve a niente, non serve a crescere, non serve a andare. Difficile perché abbiamo condiviso un'esperienza molto forte con Maria. 10 anni è stata la direzione della rivista dei Canter, che non so quanto di voi hanno mai visto, hanno mai letto, gliene sono mai fregate qualche cosa, non è che mi è fregato molto la gente di Basilicata, ma che sta migrante. Però è stata un'esperienza importante per le persone che l'hanno fatta, per quei pochi che l'hanno letta, ma è anche stata un'esperienza importante per il momento in cui è avvenuta e nell'incrocio e negli incastri di vite personali, di vite politiche e di vite collettive. E lì, fra me e Anna Maria c'è stato, essendo tutti e due direttori di questa rivista, le relazioni delle riviste e dei giornali sono un po' come i gruppi rock. Dopo un po' di anni che sono insieme si devono odiare. È scritto nella storia delle cose, odiare, naturalmente, io teatrale perché così, insomma, sono molto teatrale, ma si devono odiare, come dicono, come lo dicono. E poi c'è sempre un Mick Jagger e un Brian Jones in qualche gruppo. E io e Anna Maria eravamo rispettivamente i due, no? Che dovevamo. E quindi tutto si fissa intorno a un rapporto che è conflittuale, è ricco, è bello. La conflittualità non è mai un elemento distruttivo, almeno come la dico io. Però la storia di questo libro che parla, secondo me, e questa è la ragione per cui credo che a volte non mi si renda giustizia questo libro, è un'altra delle cose che vi ho scritto, è che la storia di un libro, e proprio per questo un libro importante, vive indipendentemente dalle persone. E con tutti i meriti storici e biografici di Anna Maria, questo libro è un bel libro, un libro importante, secondo me, perché vive indipendentemente da Anna Maria. E io spero che questa non sia una delle nostre vite, Anna Maria, ma un complimento che io ti faccio. Le dico in maniera scherzosa. Vi leggo, se Anna Maria me lo permette, la lettera che mi ha fatto Anna Maria quella sera che c'è stata la presentazione. Mi ha scritto: nonostante tutto ti voglio bene, Anna Maria. E in cui, nonostante tutto, ci sta il libro, ci sta l'esperienza politica di questi anni e c'è la voglia di far vivere questo libro
indipendentemente dalla Maria, indipendentemente dalle storie politiche che vi raccontano, perché solo se noi facciamo questa operazione un po' complicata, un po' cervellotica, un po' intellettuale, un po' ermeneutica, si rende giustizia a questo libro. Questo libro è una cosa importante, indipendentemente dalla Maria, perché è un libro che innanzitutto va tolto dal contesto di questa storia, non è un libro regionale, in questa regione c'è troppa gente che scrive libri, permettetemi di dirlo. Questo libro è un libro che guarda la storia nazionale, in qualche senso è un libro che reclama, secondo me, anche un posto nel dibattito nazionale, e che è un errore continuarlo in un dibattito tutto storicizzato interno alla storia del mare, anche perché la storia del mare è importante, indubbiamente. C'è la prima parte di questo libro che io e quella che ho amato di più, ma per ragioni anche qui legate alle biografie, perché essendo la seconda parte incrociata anche con la mia esperienza politica, essendo la mia esperienza politica diversa da quella della Maria, c'è la tendenza a leggerlo con gli occhi di chi quella storia l'ha vissuta da un altro punto di vista contemporaneo. E questo ne riduce la capacità non sua, ma mia, del lettore, di comprensione. E la prima parte, secondo me, è un pezzo di letteratura nazionale, è un pezzo di letteratura nazionale che comincia a Potenza, passa per Roma, credo per Bari per quanto riguarda l'università in un piccolo momento, e poi per Bologna, no? E c'è la parte che riguarda Bologna, che intercetta, e questa è una cosa che mi ha colpito molto, intercetta, essendo Bologna non la città della Maria, un momento di trasformazione e di cambiamento di quella città che è addirittura più profondo del cambiamento di Anna Maria, è più disgiunto, è più oggettivo, meno, come dire, è più guardato, addirittura dalla storia che riguarda Potenza. E ho trovato quelle pagine importantissime, bellissime. Un'altra cosa che cito, una pagina che era un po' negli interventi, in particolare in quello di Antonio, che a me pare molto importante, anche se una paginetta buttata lì sembra per caso, non lo è affatto, quando parla della crisi, insomma, verso pagina 123, quindi andiamo già verso l'ultima parte, e dice la perdita, parlando di questa crisi anche della militanza politica, la perdita di autorevolezza di ogni luogo collettivo naturalmente riguardava anche la sezione femminile, che sembrava un residuo del passato. Quella pagina ha una collocazione temporale, ed è esattamente la collocazione temporale, se ho capito dalla lettura abbastanza veloce, che segna l'inizio della catastrofe attuale. Quando Anna Maria si rivolge e parla di perdita di autorevolezza di luoghi collettivi, io l'ho detto così, non riguarda soltanto la perdita di autorevolezza dei luoghi collettivi della politica, ma riguarda anche e soprattutto, secondo me, la perdita di autorevolezza dei luoghi della socialità, dei rapporti personali, della famiglia, delle relazioni tra donne e uomini, tra donne e donne. Cioè è il punto esatto, almeno dal mio punto di vista, della mia lettura di questo libro, e ognuno di noi di questo libro ne dà una lettura, e questo fa anche questo libro più importante, perché altrimenti sarebbe un resoconto. È un qualcosa che secondo me ha ragione Anna Maria quando dice non è un'autobiografia, va oltre l'autobiografia. Chi conosce Anna Maria sa che non può essere questa un'autobiografia, è un pretesto, un pezzo di autobiografia per porre dei problemi di natura universale, permettetemi questo virgolettato. E questa perdita di autorevolezza dei luoghi collettivi è la fine e l'inizio di un'altra ricerca, è la ricerca a cui Anna Maria non ha rinunciato e di cui parlava Adriana, è la ricerca di un'autorevolezza di luoghi, di socialità, che credo tutti di noi, di qui dei presenti, ne sono convinto, tranne per qualche eccezione del deputato, ma quello è dovuto al ruolo che svolge, non alla sua funzione, alla sua intelligenza personale. Credo che sia la bussola che dovrebbe riorientare questo passaggio di trasformazione terrificante. Ed è anche la ragione per cui questo libro che io renderei fra le. La metto come scuola, permettetemi di dirlo, renderei obbligatoria a scuola. Obbligatorio a scuola,
perché nel senso obbligatorio, tra virgolette, cioè lo farei leggere come facciamo leggere tante altre cose, insomma, no? Farei leggere questo libro perché è esattamente un prendere la rincorsa per andare avanti, è un tentativo di partire da una storia, partire da una bambina, non dimentichiamoci, per raccontare in feedback una storia e per ritornare una bambina, cioè prendere una storia, viverla all'interno di una parabola cronologica di vita e riconsegnarla, come già qualcuno di voi ha detto, alle giovani generazioni, agli studenti, alle persone che vogliono riannodare questo percorso. Io ho fatto veramente uno sforzo per leggere questo libro, uno sforzo gradevole, perché l'ho letto anche molto velocemente, si legge anche molto velocemente perché scorre molto bene dal punto di vista letterario, linguistico, ma è uno sforzo che io dovremmo spesso compiere quando leggiamo un libro, che è quello di prendere il libro per quello che è, un libro, non un libro di una persona. Faccio il bastian contrario rispetto a tutto quello che è stato detto, ma mi attocca, si dice, dalle parti di testo, no? Anche perché ho sempre scelto un posto che è dalla parte opposta di quello degli altri, quindi lo continuo a esercitare, ma c'è un po' di civetteria in questa, naturalmente, sto giocando con me stesso, con mio ruolo. Però, ripeto, questo non è un voler sminuire il percorso personale della Maria, questo è un volevo esaltare all'interno di un messaggio che secondo me ha la sua validità, perché un messaggio che non è solo quello di una storia di una persona, ma di qualcosa che va oltre. Da questo punto di vista io credo che noi faremo una grande opera, diciamo, di sovincializzazione, che consegniamo questo libro non alle memorie di una lucana e a Bologna e poi di ritorno a Potenza, ma un libro. Grazie. Bene, prima di passare la parola all'autrice, che certamente vorrei chiedere al pubblico se c'è qualcuno che vuole intervenire. Io già so che c'è uno che vuole intervenire, ed è il professor Rimbotti, che invitiamo, ma se poi c'è qualcun altro si prenoti e dopo concluderà la nostra autrice. Dove... Molte cose sono state dette, ma non mi spiace ripetermi, anche se una parte del mio intervento è un po' fuori del coro, per ragioni che capirete, insomma. Però prima voglio sottolineare alcuni aspetti che hanno a che fare con la formazione teorica, insomma, di Anna Maria, che secondo me non è stata manco sufficientemente tratteggiata, ma non per i limiti di chi è intervenuta ad un'altezza non trascurabile, ma perché, voglio dire, non è voluto entrare in corpo negli aspetti, cioè più reconditi della sua formazione, preparazione, che è veramente straordinaria e molto ricca. Per cui la prima cosa che va detta è che è sia troppo facile parlare bene di un libro che ha tanti meriti, è veramente straordinario, e che ha vari codici soprattutto di lettura, che si presta a una serie di interpretazioni particolari. Che devo dire, lessico perfetto, facciamo come si faceva a scuola, profonda conoscenza filosofica e letteraria, da Socrate all'Arendt, ad Aristotele, a Rimbaud, a García Lorca, intensa cultura, si pensi alla giovanile tesi di laurea su Antonio Banfi, allora non lo conosceva nessuno, anche oggi forse. Estrema dimestichezza, scusate, io non mi permetto di dimestichezza con il dibattito politico e con la questione, chiamiamola impropriamente femminile, e soprattutto quella che mi è sembrata di riscontrare con grande finezza, che io chiamerei spinoziana, quindi chiamerò spinosa alla fine del tempo, e si sente infatti una piena corrispondenza tra vita e pensiero, perché le persone coerenti non sono molte, cioè lei è una persona che, se ci vuole, è anche scomunica. Poi le ricorderò in privato un particolare della nostra vita, se mai se ne ricorderà, non lo
solito dunque. E allora, nella prima pagina del non rituale presenza, e tutti lo ricorderanno, al libro l'autrice, dopo avute riflessioni sul tempo, dice che pare che non c'è, bisogna, pare che si nasconda, bisogna andare a cercarlo, a voler significare anche che ha un compito etico, insomma, dichiara di non aver scritto una biografia e nemmeno una un'autobiografia e nemmeno una storia delle donne in Italia nella seconda metà del Novecento, ma solo di aver cercato di rispondere in modo non provvisorio ad una domanda della nipote, cioè se gli esiste una domanda da niente, insomma, come quello che ha fatto Antonio. Fondamentalmente il suo lavoro, a mio avviso, è una lezione di metodo e di vita, ma non le si deve perdere fino in fondo più di tanto, perché il libro è anche un'autobiografia, e ciò è un bene, perché essa chiarisce il rapporto tra storia passata e generale, privato e generale, tra privato e pubblico, diremmo oggi, tra intenzioni e risultati. E non è nemmeno un caso che questa operazione sia stata fatta in un momento, è una mezza risposta ad Antonio Vagido, sia stata scritta in un momento in cui le certezze politiche si sono particolarmente rarefatte, sfarinate, perché prima erano sostenute da un ottimismo storico di formazione, di derivazione ecologista, che poi il movimento femminista ha messo da parte, non so con quanta sagacia, ma insomma l'ha fatto. E ancora, perché ne ha sentito il bisogno? Forse il riconoscimento permanente di una tensione tra quella che si diceva vertice e base, tra privato e pubblico. Bene, Sartre sosteneva che il privato serve a conoscere il pubblico e viceversa, e lo fa capire quando dicevo questa frase: Valéry è un piccolo borghese, però non tutti i piccoli borghesi sono come Valéry, insomma, sia chiaro. Anche Valéry è una piccola borghese, nel senso che rivendica il suo ruolo di appartenenza al fratello poeta, verso il quale ha una notevole amore, ammirazione, eccetera, eccetera. Ha, diciamo, aspetti particolari che sono tipici di una certa borghesia. Non vorrei dimenticare la consapevole bellezza, la trasgressione, la frequentazione di importanti persone già da giovane, da Calogero a Luciano Franceschi, che la orienta per la tesi su Bauman, se non sbaglio, e una passione iniziale di cui correggerà altre occasioni per Russell. Però la cartina che torna sole, non è ancora lo snodo, si vede nel momento in cui lei denuncia l'essenza e i risultati della equazione sentimentale. Dice subito: un disastro, due matrimoni, svariati figli, svariate tensioni, lenite da amicizie femminili importanti come quella di Tina, che richiamerò nel corso dell'intervento, è capace di supportare l'indagine della questione femminile e della questione politica, e quindi forse a ripensare nei limiti del possibile all'educazione sentimentale. In quegli anni lei dovrebbe aver letto un libro, anche se non è apertamente nominato nel testo, un libro certamente noto, era stato pubblicato per Il Saggiatore, parlo di un libro bellissimo che ha già citato la professoressa Lavresi, che si scrive La letteratura, cioè il libro di Sartre su che cos'è la letteratura, e quei temi, la condanna di essere liberi, della incompiutezza costitutiva dell'uomo, vedi che ce l'ha con uomini e donne, dell'uomo Dio mancato, erano in linea, secondo me, con la ricerca interiore di Anna Maria, già in cerca di una modalità di intervento in quanto intellettuale sulle questioni sociopolitiche. Peraltro appariva seducente un marxismo eterodosso come quello di Sartre, insomma, che per chi si preparava a seguire le torsioni del PC tra, diciamo, integralismo e moderatismo, poi la storia la conosciamo veramente tutti da questo punto di vista, e poi scrivere per il filosofo francese era un ripulire la propria coscienza, un movimento continuo per staccarsi e liberarsi, mai realizzato, sappiamo pure perché.
Ma più sufficiente ancora su queste basi era il contributo della compagna di Sartre, Simone, della quale adesso secondo Sasso il libro incentrava le riflessioni più critiche di Anna Maria, la quale sviluppò per Simone una passione significativa, insomma, era una passione intellettuale, umana, ma era significativa questa passione. Significativa perché il titolo del libro è di Lola Cadia, si chiama Ho amato appunto Simone di Beauvoir, che è fortemente presente anche nel capitolo Emancipazione, nel paragrafo Emancipazione, costituisce a mio modesto avviso la cifra del romanzo. Ed è importante per Anna Maria per varie ragioni, perché innanzitutto il libro da lì scritto si annunciava come una singolare, se non unica, lezione di filosofia e di filosofia politica, sottesa e documentata con metodo storico, di ascendenza ancora ecolo-marxista, orientamento rifiutato poi dal movimento di emancipazione femminile, spiega come si determina una non critica confluenza nei luoghi ove conobbe e collaborò con persone di sicuro talento. Faccio riferimento a Gita Tedeschi, a Adriana Sironi, a Livia Turco, a Luciana Castellina e le amiche Esther Scartaccioni, Emilia Simonetti, Cecilia Salvia, e come coincide con la sua iscrizione al PC, che allora riteneva, mi pare che l'abbia sottolineato già Antonio, quasi, secondo Togliatti, che il problema dell'emancipazione femminile sarebbe terminato con l'affermazione comunista. È una tesi che anche questa è stata rifiutata, che secondo me è discutibile, anche perché in quel periodo stava montando un femminismo attivo che si spingerà fino alla separatezza, e per opera della Lonzi, della Cavareiro, di Lamuraro si incominciavano a formare i primi gruppi di autocoscienza. Ma la ragione dell'amore per la compagna di Sartre si sedimentano in secondo sesso, anche perché in esso si documentano l'accettazione della donna attraverso i secoli di essere l'altro, l'inessenziale, l'oggetto. Nella vita l'uomo incontra la donna come sesso, dice Anna Maria, come desiderio, e tra l'altro, terrorizzato dalla morte, ritiene di avere a che fare con la sua parte femminile più deperibile. E la Beauvoir giustamente si chiede come è possibile che sia avvenuto tutto questo. Le memorie di una persona per bene completano il quadro, che analizzano i soprusi cui le donne erano state sottoposte da secoli, a cominciare da tenera età, e il difficile cammino verso la libertà. Non era proprio una liberazione per Anna Maria, ma la coerente simbiosi sviluppatasi con Simone attivò un grande spirito di coraggio e di libertà. Lui sarebbe stato lo strumento da utilizzare, e il PC a cui si iscrisse avrebbe rappresentato il faro dell'eguaglianza anche tra sessi. Tale convergenza fu facilitata dalla conoscenza con molti amici intellettuali di sinistra, dello suo fratello poeta, con Operei, Sinisdalli, Valenza, allora dirigente regionale del PC a Potenza. Fu colpita dallo sguardo di Valenzi, composto e serio, senza parlare al colore estetico, dice lei, della ragazza. Forse pensò i comunisti erano diversi, come che fosse Anna Maria Cicchetti, e nonostante i tentativi di autonomia dei gruppi, seguì le lotte del PC sulla condizione femminile. Solo dopo lungo tempo, con le amiche di lui, compresi che bisognava indagare il privato, la famiglia, e contestualmente operare un lavoro di scavo nella coscienza e nella storia personale, ben oltre le richieste di ruolo e la strumentalizzazione degli uomini da parte del corpo femminile. E ci richiamo molto dotto, che si riferisce, se non vado errato, non è stata, ricorda, l'autrice di Odima, io penso che, lei, che tu ce l'hai con la professatrice di Socrate nel simposio platonico, insomma. Io, di una parte, quello che c'è, filosofo, esatto,
ed afferma che il non bello non è brutto. La tesi della molteplicità e della diversità sulla quale poi la filosofia della punizione molto strana e degli altri uomini e donne sono diversissimi, ma il problema non è questo. Non è questo per una ragione molto semplice, perché da quando la Lonti svelò che il fondamento dell'emancipazione sta nella coscienza, si stabilì che per pensarsi come coscienza la donna deve partire da sé, altrimenti rimane vincolata ad una forma di soggettività in cui la differenza è un accidente inessenziale. La differenza da pensare non è quella contenuta nell'uno, ma quella che è nel due. Io non so se voi ricordate le frantumazioni da Parmenide a Platone e proseguire la filosofia moderna, ebbene sono fresche, ricorderanno, e la filosofia contemporanea è moderna soprattutto. Quindi non l'uno, che è poi il prodotto dell'ordine simbolico patriarcale, ma il due, chiarendo che il due della differenza non può risultare dalla somma delle autonomie, delle due autonome identità, cioè uomo donna uno, donna due. Non a caso la Lonti aveva scritto anche un libro, si chiamava Un uomo onestamente, studiamo su Hegel, ci rifiutando in sintesi. E nemmeno di essere tradotto nel linguaggio della liberazione che riconosce l'opzione, perciò ha bisogno di collegarsi all'interno di un ordine simbolico veramente nuovo, con un linguaggio particolare. Fu un movimento radicale, insomma, che in un certo senso avrebbe inaugurato una nuova questione. La questione, ragazzi, può sembrare banale, ma io vi invito a seguire, perché anche a un maschilista o a un ex maschilista come me mi ha convinto, sembra, voglio dire, ispirato a un manierismo, a un epicismo, in realtà non mi pare così, perché dicevo, le nuove tesi che, come dici, mi augurava Diotima, mettere al mondo il mondo che rovesciava l'ordine patriarcale e stigmatizzava il primato della relazione madre-figlio, sta a dire che in origine non c'è nulla. C'è la relazione tra la madre e chi nasce. La Murano si spinge ad attribuire alla madre una autorità simbolica superiore agli altri ordini simbolici vigenti, e che devono la loro autorevolezza all'usurpazione dell'ordine materno. Questo ordine simbolico, attaccando un'altra questione, quella dell'autorità e del potere, in quanto radicato sulla differenza sessuale, la madre fa sorgere qualcosa, porta all'esistenza, il potere può solo ripetere la posizione materna, nel senso che non dà nascita, è un'eccellenza chiaramente della donna, ma dove deve esercitare la donna il suo potere? Nella polis o fuori della polis? La Muraro e la Cavallino si dividono su questo. Per la Muraro bisogna operare e testimoniare la propria indipendenza simbolica della politica dal potere, diciamo all'interno della polis, rinunciando però ad essere parti. Rinunciare ad essere parti significa solo questo: situare il luogo del conflitto nella stessa categoria della vita. E questa è un'operazione molto bella che ha fatto Anna Maria. Si tratta di riaffrontare la questione del politico come luogo di costituzione e dislocazione. Ciò non vuol dire che il conflitto sia stato superato, ma che venga letto in un quadro più ampio, ove la parte non confligge più con l'altra per il dominio del tutto, ma diventa il punto di vista alla luce del quale tutti possono concorrere a lavorare insieme. Io credo che a questo punto, se è vero ancora come dice forse Diotima stesso, la verità può essere dappertutto. Ora Anna Maria può rispondere alla domanda della nipote, perché si è interrogata a lungo sulla ricerca di un senso sotteso alla ricerca di Dio. Sono queste pagine in cui, secondo me, gli afflati esistenzialistici si sposano con gli spinoziani, che sono in dubbi, e forse avresti fatto meglio a insistere la necessità della ripetizione degli eventi e
è veramente straordinaria ed è abbastanza di univoca rispetto al rapporto Spinoza-Sartre. Non mi soffermo sul significato dinamizzato, cioè nicciano, quello relativo al fatto di Dio, insomma. Mi limito solo ad aggiungere che secondo il modo dell'esistenzialismo Dio e l'immortalità non esistono. Questo non è proprio niente, ma è solo qualcosa che, diciamo, accresce il significato del mondo e dà un senso al nostro vivere e operare. Insomma, questa è la cosa che voglio dire. Le cosiddette rinunce delle donne sono piene di sapienza. I percorsi della conoscenza sono molteplici e quasi infiniti. Il ripiegamento attento sulle molecolari vicende del quotidiano scopre l'immensità del piccolo, il suo carattere fondativo di ogni gesto che sia propriamente umano. Tutto questo lascia insondato però il tema del potere e le mutilazioni richieste per esercitarlo. Sono proprio necessarie queste mutilazioni. Non c'è altro modo di avere accesso a ruoli che contano se non quello di perdere una parte di sé. La grande scommessa delle donne di questo secolo mi pare questa. Per amare la madre, le donne devono poter vivere la propria libertà, costruire una storia nuova. Non penso solo alle madri che ci hanno generato, penso all'incapacità delle donne, abituate tra loro a consolarsi delle pene, di riconoscere la primazia di alcune, il debito verso le maestre, identificate da sempre con le guardiane dell'ordine patriarcale. Tutto questo sarà possibile, impossibile, finché ogni trascendenza si identificherà con l'oblio del corpo e della nascita. La libertà femminile non ha la stessa natura della libertà dei rivoluzionari francesi. Persino ai sublimi paroli di Kant, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me, decretano una scissione, un'ordinata divisione di compiti, scienza ed etica, intelletto e ragione, distinti e scissi. Si è voluto sempre guardare all'inconsistenza, alla deperibilità del nostro corpo, riscattata da una legge morale eterna, contrapposta a ciò che appare, alla piccola cosa che siamo in quanto creature, nate da donna. Si può pensare invece alla legge morale come carne della mia carne. La presenza dell'altro da me è incisa nel concepimento e nella nascita, e il ricordo della dipendenza limita ogni delirio di onnipotenza. Il tempo che scolpisce il mio corpo detta le leggi della convivenza umana e il pensiero del suo contrario, l'assenza di tempo. L'eterno presente è la profondità che la legge morale conferisce ad ogni istante della nostra vita. Concludiamo con Giulia che ci legge le ultime righe del libro e poi Anna Maria. La ricerca di Dio è la ricerca di senso. Alcuni lo trovano in una fede sorretta da una grandiosa struttura metafisica. Altri, come me, nel succedersi dei giorni e delle opere, appunto un sorriso o un lavoro ben fatto, o certe altre che ti fanno scorgere il lontano tremolare della marina. No, non è la stessa cosa. Ma è abbastanza per impedirmi di dire alla mia nipotina, no, non c'è senso. Dio non esiste. Grazie alle ragazze. Capisco che siete stanchi, quindi non imperverserò, potrei raccontare, è stato detto troppo, ringrazio davvero tutti, e prendo il prestito da Jeff Gambardella, che è il personaggio che del film del momento, la grande bellezza. Una frase, dice: io ieri ho compiuto 65 anni e io ne sto per compiere 10 di più. Quindi potete immaginare, e voglio fare solo le cose che mi piacciono. Allora, le cose che mi piace fare, che io vi ringrazio davvero, siete stati troppo ben disposti verso questo lavoro, che io ho fatto davvero perché mia nipote di 8 anni, mentre stavamo mettendo la tavola, è uno che non vuole fare mai niente come la nonna, insomma, vabbè, non voleva aiutarmi e insomma io sono un po' arrabbiata, figliere, perché insomma siamo tanta gente, tra l'altro era l'ultimo anno che c'era con me mio fratello, eravamo tutti insieme a Roma. Beh, e mia nipote sì, nonna, ma tu credi in Dio, perché mamma
perché se ti sembra così, la sera di Natale dovete pensare che io faccio ancora la processione con il bambinello più piccolo del gruppo, e nella mia famiglia ci sono, oltre a molti miscredenti, anche mia figlia buddista, insomma, cioè, però noi facciamo la processione, l'albero e il bambinello, perché la tradizione più forte di tutte ci lega. Allora, questa domanda, per cui mia nipote, che adesso ha quasi 13 anni, mi ha detto nonno, non vi chiederò mai più nulla, si è impressionato della risposta. Questa domanda mi è stata fatta davvero e mi ha posto un problema. Io in fondo a un certo punto della mia vita ho scelto di occuparmi delle cose di cui, con la ragione, la storia, le cose che noi abbiamo combinato, i guai che abbiamo fatto, dove mi trovavo, e quindi le ingiustizie, non mi ero tanto interrogata, perché la mia esperienza con le parrocchie era stata deludente, perché mi sembrava che dovessero, fosse solo ordine sessuale, comportamenti, io non capivo, insomma ci... mi ho abbandonato per sempre in quel momento e ho detto vabbè, io mi occupo di quello che capisco, e cioè le cose che fa la storia, le cose della storia, e quindi la politica, la scelta politica. Però, come dire, effettivamente questa domanda di mia nipote mi metteva di fronte a una realtà, ma io davvero posso non occuparmi, cioè davvero nella vita non c'è niente di più che... Tu puoi dire semplicemente purché io faccio bene il mio lavoro e poi tutto il resto non ha importanza. No, non è vero, non è vero. Allora mi sono interrogata, come diceva Adriana, su davvero chi sei? E io ho scoperto che due cose c'erano da sapere, che era il mondo che mi circondava, e qui c'è stato il Partito Comunista Italiano, altri l'hanno trovato in altre interpretazioni della storia, io non penso che fosse l'unica risposta, però io ho trovato quello e ho capito che intorno a Potenza questo ceto medio di cui parlava Tonino Libutti prima era circondato da paesi in cui si emigrava, si andava via, c'era miseria contadina, e insomma noi eravamo lì che non capivamo niente, perché a scuola non mi facevano capire niente del dramma che c'era intorno a noi, e quindi il PC è stato importante perché mi ha fatto capire anche che cos'era questo conformismo, che io dico senza disprezzo, c'era il conformismo del ceto medio in cui io vivevo, per cui ognuno doveva fare una parte e io la parte mia non la volevo fare, perché mi sembrava, stavo per dire una parolaccia, mi sembrava una cosa che non corrispondeva a un bisogno. Dovevo essere bravo, dovevo essere buono, dovevo fare i servizi a casa, dovevo fare tante cose, non dovevo capire molto. Per cui diciamo che tutto questo non andava bene. E allora, insomma, ho incontrato nel tempo il femminismo, perché vedete, lui ha citato uno scontro che noi abbiamo avuto, perché io non ho mai pensato che le donne fossero deboli, io ho sempre saputo che le donne sono forti. E anche le donne della mia generazione, anche quelle, mia madre era una donna buonissima, però non avevano parola pubblica, c'era un muro che ci divideva. Mio padre che stimava più bene mio fratello, perché lui andava peggio a scuola, anche se lui andava peggio di me, però di politica parlava con lui, perché cioè le cose del mondo non riguardavano le donne. E questo nudo, questa differenza. Il problema era adesso, il compito che abbiamo, entrare in questa città, nella polis, nello Stato, con tutte noi stesse, e costringere loro, che non si sono mai occupati della loro storia, a guardarsela questa storia, a scoprirsi parte, perché questa è una chiave, per cominciare a rompere questa solitudine di un mondo in cui ha vinto l'individuo solo in tutte le culture, a destra e a manca, dalla fine delle grandi ideologie. Adesso
il vostro caro sindaco, cui io voglio molto bene per tante ragioni, anche perché lo conosco da quando era ragazzino ed è sempre stato molto vivace e intelligente, però qualche volta non rispondo al telefono, questo non va bene. La domanda è, io non lo so se noi dobbiamo chiedere, noi avevamo fatto una cosa, avevamo tolto Dio, l'avevamo messo sulla terra, nella storia, cioè gli uomini che volevano la rivoluzione, avevano preso la divinità, l'avevano messa, avevano detto non è fuori del mondo la perfezione, è dentro il mondo. Ecco, questa operazione non lo so se la si debba fare, ma quello che si deve fare è sicuramente superare questa tremenda solitudine in cui l'individuo che compra ed è comprato è l'unica radice e anche l'unica difesa. Se voi vedete bene, l'unica difesa è rimasta il diritto è una difesa individuale e quindi bisogna ridare alla politica come capacità di cambiare il mondo, ma le relazioni, a partire da questo rapporto nuovo fra uomini e donne, insomma il rapporto nuovo fra uomini e donne, che noi siamo pari, però siamo diverse. E di questa diversità dobbiamo fare dono, devono imparare ad essere più umili come noi siamo, ricordando che siamo nati di donne, che abbiamo un corpo, che siamo finiti, che siamo a volte deboli, che siamo stanchi e non si lascia a casa questa stanchezza, si porta in piazza e si mostra. È una piccola cosa per cambiare il mondo, forse non sufficiente, ma è una cosa. Io vi ringrazio.